Bene, buon pomeriggio a tutti, spero abbiate pranzato bene e per le prossime tre relazioni del pomeriggio. Abbiamo con noi uno degli ideatori del parco tematico che l'avevamo anticipato questa mattina della grande guerra di Monfalcone, che domani sarà un momento clou. Vedo tra il pubblico Paolo che Candotti che ci accompagnerà, ma ci sono anche altri accompagnatori per l'escursione di domani. Veniamo a Marco Mantini, svolge attività di ricerca d'archivio con riferimento a specifici eventi della Prima Guerra Mondiale sul fronte isontino. Si dedica alla ricerca dell'epigrafia di guerra sul territorio carsico e montano e collabora alla realizzazione di guide storico-escursionistiche e saggi storici. Anche lui legato al CAI come socio del gruppo ricerca e studio Grande Guerra della Società Alpina delle Giulie, associazione del CAI di Trieste, ha collaborato ad una miriade di progetti trasfrontalieri sulla Grande Guerra, tanto da essere insignito della Croce d'Onore conferita dall'Associazione della Croce Nera Austriaca. Nell'escursione di domani visiteremo appunto il Parco Tematico della Guerra, di cui è il coordinatore per il Comune di Monfalcone. Il titolo del suo intervento è Strutture logistiche e siti cimiteriali in Alto Isonzo raccontati dall'epigrafia di guerra. I segni più nascosti lasciati sul territorio dalla Grande Guerra, iscrizioni su pietra, piccole costruzioni sul carso e altro ancora. Lo sentiremo nelle sue parole. Marco. Grazie, buonasera a tutti. Iniziamo subito. Il tema del mio intervento riguarda una zona che indicativamente copre quella che classicamente si definisce l'area del Medio Alto Isonzo, il terreno di scontri tra l'esercito italiano e l'esercito ungarico tra l'estate giugno 15 e l'ottobre 1917, quindi il teatro poi di quella che fu la cosiddetta battaglia di sfondamento o battaglia di Caporetto. Si tratta di un terreno decisamente impegnativo, costituito prevalentemente delle Alpi Giulie orientali, un territorio che in linea d'aria dal Mörsli Rombon corrisponde a 22 km, mentre lo sviluppo delle linee di combattimento tra il 15 e il 17, ma per praticità noi ci fermeremo ai fini della relazione al 1917, corrispondeva a uno spiegamento su 60 km di fronte. Un fronte decisamente particolare, posizionato a un'altezza media di circa 2000 metri, con la catena principale, quella del Monte Nero e Rombon, poste trasversalmente alle direttrici di penetrazione italiane, mentre per quanto riguarda le difese austro-ungariche, queste si avranno il vantaggio di appoggiarsi a tutta una serie di valli laterali da Tolmino fino a Bovez-Plezzo, che facilitano sicuramente i collegamenti e il rifornimento, perché la guerra in montagna, dobbiamo ricordarci che prima di tutto è una guerra fatta contro un terreno decisamente ostile per l'uomo. Forse chi mi ha preceduto ha parlato anche del fatto che prima della Grande Guerra gli eserciti non erano ancora abituati a operare con grandi numeri di truppe in ambiente montano e soprattutto non erano abituati e organizzati a gestire per lunghissimi periodi permanenze di un congruo numero di persone in quota. Con la Grande Guerra, soprattutto poi nella parte Giulia, entrambi gli eserciti si dovrà da fare per organizzarsi e soprattutto per permettere a chi doveva combattere di sopravvivere, dapprima ai rigori della montagna e poi sopravvivere agli scontri col nemico. A fini espositivi ho suddiviso il fronte in una serie di settori e altrettante vie di rifornimento. La cosa che balza all'occhio è che per il settore principale di combattimento con il Regio Esercito, quello classicamente definito del Monte Nero e Rombon, era collegato all'entroterra da un'unica via principale, la via del Pulfero, la Cividale Caporetto, che vedremo dopo nel dettaglio, mentre da parte la difesa austro-ungarica poteva, settore per settore, appoggiarsi a tutta una serie di approcci naturali molto più vicini ai luoghi di combattimento
e soprattutto molto più coperti alla vista. Negli atti questi settori saranno sviluppati in modo più approfondito. E cominciamo dall'unica via principale italiana di rifornimento ai settori Montenero e Rombon. È la classica strada che conosciamo, che da Cividale porta per Stupizza a Caporetto, la cosiddetta via del Pulfero, che fin dall'inizio della guerra, quindi dal giugno del 15, venne attraversata da tutto quello che serviva al Regio Esercito per combattere in montagna. Alla strada venne affiancata la costruzione di una ferrovia a scartamento ridotto che, partendo sempre da Cividale, via Robic e Suscid, raggiungeva l'immediata periferia di Caporetto, da dove, ecco qua vediamo l'immagine del 17, da dove poi si innervavano tutti i trasporti essenzialmente verso la conca di Trescenza per la zona di Montenero e verso Serpenica-Saga per i rifornimenti da portare nella piana di Plezzo-Bovez, ma soprattutto nei rifornimenti da portare al comando truppe Rombon nella zona del Ciucla. La via più nota, anche perché unica, più trafficata e più mantenuta, appunto questa Cividale Caporetto, col tratto poi che arrivava a Dresnica, quindi sopra Caporetto, questa valle ai piedi della catena del Montenero, da dove si dipanava la cosiddetta via Exil, in ricordo del battaglione alpino che riportò la vittoria nella conquista del Montenero il 16 giugno del 15. Via Exil, che raggiungeva assieme alla teleferica che partiva da Cosecce la colletta Kozilac, che era il nodo della logistica italiana per la zona Montenero-Monte Rosso, dove da lì i carichi poi venivano frazionati e a spalla o comunque affiancandosi alle somme che partivano da Trevizzo veniva avviata verso le postazioni di linea. La particolarità poi dell'orografia costrinse l'esercito italiano rispetto a quello austro-ungarico a dotarsi di un sistema di funivie, o meglio di teleferiche, scusate, a raggio molto molto breve rispetto a quelle austro-ungariche, per cui sulle scoscendimenti del Vrata piuttosto che del Krasivor piuttosto che di Janaflanina vennero costruite tutta una serie di teleferiche che mediamente potevano superare un dislivello tra i 400 e gli 800 metri, teleferiche a motore e teleferiche a mano di brevissima tratta, appunto perché avendo poco spazio davanti a sé i repari italiani, non avendo valli come quelli austro-ungarici, cioè dovevano letteralmente schiacciarsi sulle pendici delle montagne e sfruttare i crepaci e altri approcci naturali per posizionare i propri strumenti di trasporto a fune. Solo in alcuni casi abbiamo degli esempi di costruzione di teleferiche cosiddette pesanti, questo vuol dire normalmente la teleferica è tale pesante se riesce a trasportare oltre 150 tonnellate di rifornimenti al giorno, per capirci. Questa è una grossa diversità rispetto ai sistemi a fune austro-ungarici. Detto in breve del sistema italiano, vediamo quello austro-ungarico, che era decisamente molto più articolato, perché più articolata era l'orografia montana, dove si distendeva la difesa imperiale. Iniziamo da nord, zona di Plezzo, quindi settore di combattimento che dal Rombon per la piana di Bovez risaliva sullo Javrosche, che andava a avvicinarsi al settore di Montenero tenuto dai reparti italiani tramite Sella Golova. Qui esistevano nella piana di Plezzo due valli, Val Corinzia e Val Trenta, entrambe importantissime per il rifornimento della zona Rombon, con questa particolarità: dall'inizio della guerra l'unica via di rifornimento fino alla costruzione della strada del Passo del Sitz era la Val Corinzia con valico al Passo del Predil. Il Passo del Predil era sotto tiro fin dall'inizio della guerra dell'artiglieria italiana, per cui venne riconvertita a Raibl la galleria di scolo della miniera lì esistente. La galleria di scolo delle acque
di fuoco della miniera venne adattata con, la, con una ferrovia che qua vediamo, l'ingresso, l'ingresso a fondovalle a Log, restaurato pochissimi anni fa. In questa maniera, pur avendo il password per deal battuto dalla filiera italiana, il settore imperiale riusciva a trasferire uomini e materiali da una versante all'altro delle Alpi, in quella zona, e rifornire la difesa austro-ungarica della conca di Plezzo. Mi piace ricordare che questa galleria è entrata un po' nei miti che si sono costruiti intorno alla battaglia di Caporetto, per cui molti, anche autori purtroppo, asseriscono che questa galleria è stata la via principale di rifornimento delle parti austro-tedesche per lo sfondamento di fondovalle a Plezzo. In realtà non è così, perché la via principale, quella che vedremo di rifornimento all'ottobre 17, che venne utilizzata, è stata la strada di all'Arciduca Eugenio, quella che dal passo da Carisagora via passo del Corsiccio arrivava via Val 30 in conca di Plezzo, molto più nascosta e molto più performante in quantità di materiali che si dovevano trasportare. Questa in realtà è stata una galleria che è stata essenziale fino, ha avuto conflitto sicuramente, ma finché a metà del 16 non è entrata in funzione la strada del Varsice. Una cosa che mi preme sottolineare, il fronte in montagna, essendo costretto dall'orografia ad adattare sia linee di combattimento che supporti appunto a un territorio particolare, incideva moltissimo anche sul dispiegamento della struttura sanitaria sul campo. E noi siamo abituati a ragionare, ad esempio, sul Carso, quando studiamo le strutture sanitarie dei due eserciti, queste erano molto distese nel campo di battaglia in profondità. In montagna questo non poteva avvenire, per cui le strutture sanitarie principali, diverse dai posti di medicazione, di pronto intervento, erano generalmente concentrate o nelle vicinanze degli sbocchi ballivi o vicino ai nodi ferroviari principali, o comunque vicino alle grandi strutture di trasporto fune, vicino alle teleferiche. Questo per agevolare al massimo il trasporto e il soccorso dei feriti. Uno di questi casi è appunto a Log, dove si abbinava il passaggio del trenino che abbiamo visto alle strutture sanitarie di Fondovalle di Log con quelle di Raib di Cave del Predil, dove esisteva un grosso ospedale da campo. Gli intrasportabili rimanevano nelle strutture sanitarie di Log, dove è stato realizzato un cimitero contrassegnato da un monumento eccezionale in granito che raffigura un cacciatore da montagna, quello in alto, che guarda verso Rombongo, affiancato da un fante della Bosnia, nelle parti della Bosnia-Herzegovina, entrambi le parti hanno combattuto per la difesa della piana di Plezzo. Questo per quanto riguarda la Val Corvitenza. L'altra via, la Val 30, molto modo importante per tutto il conflitto, saliva a rifornire lo stesso settore, venne costruita dalla primavera, dal giugno del 15, per quasi un anno, viene impiegato per la sua costruzione, avevano impiegato qualcosa come quasi 10.000 prigionieri di guerra russi, che dovevano costruirla e tenerla in manutenzione soprattutto durante i lunghissimi e nevosi inverni. Anche la strada Arciduca Eugenio, come venne intitolata in onore dei comandanti in capo del fronte sud-occidentale, era percorsa da una teleferica, la si vede nello schizzo, e lungo il suo percorso erano sistemati diversi cimiteri. La difficoltà di costruire e mantenere poi una strada di montagna, una strada di grande percorrenza, diremmo adesso, in montagna, è ben testimoniata poi dall'avvenimento luttuoso e tragico del marzo 1916, quando un grosso reparto di lavoratori costruito da prigionieri di guerra russi venne letteralmente travolto e spazzato via sotto il passo da una grossa slavina che disperse, oltre ai prigionieri, anche i guardiani austriaci.
e i corpi di questi caduti, quelli ritrovati, sono stati seppelliti su due lati del passo, genericamente vicino al rifugio che attualmente è sul passo, e il numero maggiore, lo vediamo testimoniato anche da questa lapide metallica, è al cimitero annesso, militare annesso al cimitero civile di Trenta, che per la gran parte poi ospita prigionieri di guerra morti per causa, appunto, per il lavoro, per le durissime condizioni in cui erano sottoposte. Avvicinandosi al fronte c'era l'ospedale realizzato a Socha, che accoglieva gran parte poi dei feriti delle linee del Rombon. In una foto d'archivio e una foto attuale. Questo cimitero ospita attualmente oltre 1200 caduti, e come tutti i cimiteri austro-ungarici che vennero poi gestiti dall'amministrazione italiana dal primissimo dopoguerra fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, venne utilizzato per concentrarvi anche i caduti seppelliti in altri cimiteri situati nelle valli laterali, come ad esempio la Valle Pena, una arteria importantissima per il rifornimento di questo settore zagrebeno, che grosso modo prendeva parte del Lipnik fino al monte Lemetz, una valle perfettamente osservata, come possiamo vedere da questa foto quasi aerea, delle posizioni italiane della Vrata, ma ciò non di meno attrezzatissima con teleferiche e mulattiere. La più famosa di queste è una mulattiera ancora parzialmente percorribile nel suo tracciato originale, la cui particolarità, al di là poi dell'arditezza costruttiva, ben evidenziata da questa foto, è che come gran parte delle vie austro-ungariche, in misura quella italiana, era intitolata a qualcuno. Nel suo percorso ci si può imbattere in numerose iscrizioni di guerra, qui ne mostro tre a titolo esemplificativo. La strada, il ramo principale, era intitolato al Freiherr von Georgi, che era il ministro all'epoca, era il ministro della difesa territoriale. Il tratto laterale di congiunzione con quello principale austro-ungarico era intitolato al colonnello Majewski, che era comandante della 44ª Brigata da Montagna, che difendeva il settore almeno tra il 15 e il 1916, per chiudere poi con la Ungerweg, che era un po' dedicata al padrone di casa, che era il colonnello comandante del secondo reggimento territoriale di Linz, cosiddetti Linzer Zweier. Come detto, vale pena, vale importantissimo, non secondaria con importanza la Val Trenta per i rifornimenti che doveva inviare alle truppe in linea, perché questa era percorsa da una teleferica. Moltissimi anni fa siamo riusciti a rintracciare su un fienile spezzato in due la targa della teleferica che vedete alle spalle. Siamo nella zona del paese di Blaz, paese di Blaz che ospitava due cimiteri di guerra. Questo è il numero 66 secondo la numerazione austro-ungarica attribuiti dopo la battaglia di Caporetto, quando viene fatto un primo censimento dei cimiteri presenti su tutto l'ex fronte dell'Isonzo e anche delle sepolture sparse, per ricominciare a ragionare per dare una sepoltura dignitosa a tutti i caduti di tutti gli eserciti. È interessante perché era definito la Wiedenfriedhof, e infatti, spulciando, analizzando le carte d'archivio di quel cimitero, mi sono accorto che la gran parte dei caduti era dovuta a un evento naturale, con una slavina caduta la vigilia di Natale del 15 sulle pendici della zona di Zagrebeno, che aveva spazzato via circa un'ottantina di soldati del secondo Landwehr di Linz. Grazie alle diverse fonti documentali, sia fotografici che appunto cartacee, una sezione locale l'anno scorso ha ricostruito fedelmente le lapidi in legno che vigilava i caduti, e ha evidenziato anche il sedime della cappella, che, essendo in legno come la gran parte delle cappelle austro-ungariche,
è stata poi demolita per riutilizzare il materiale nei primi anni del dopoguerra. Vicinissimo a questo paese c'era il Soldatenfriedhof, il numero 67, la cui particolarità anche dalle carte dell'epoca è stata evidenziata come il cimitero contrassegnato del grande sasso istoriato, che si può vedere, la prima foto è di inizio conflitto, quando i reparti impiegati erano decisamente pochi e altrettanto in meno numero lo erano i caduti. Come si vede nella foto attuale, il cimitero poi si ingrandì e anche necessariamente anche il numero di caduti. La cosa particolare che possiamo vedere dalla roccia, vediamo se riesco a far funzionare, funziona benissimo, allora, questa è la lapide che ricorda i combattenti bosniaci ed è sormontata dal profilo del Fez. L'Eurosmo Ungarico, essendo una struttura militare di un impero plurinazionale e pluriconfessionale, al suo interno riconosceva le diverse religioni pratiche professate, e anche i regolamenti cimiteriali prevedevano che il luogo di sepoltura venisse contrassegnato dai simboli religiosi del caduto, per cui anche qui analizzando i regolamenti, i vari documenti, ho potuto vedere che appunto ai caduti di religione ebraica veniva garantita almeno la stella di Davide, a quelli di religione musulmana c'era una specie di pala in legno sormontata dal fez o da una stella e così via. Sì, infatti l'orientamento alla Mecca, eccetera. Tra l'altro a livello così di curiosità, i reparti di fanteria austro-ungarica reclutati nel Bosnia-Herzegovina, i quattro reggimenti, i soldati apportavano il fez appunto per una praticità legata al culto. Visto che i musulmani quando pregano toccano la fronte a terra, dotare i soldati del classico barretto con l'unghia, no? Col frontino, avrebbe impedito il movimento. Quindi garantire l'uso del fez permetteva anche il normale svolgimento delle funzioni religiose da parte dei soldati. Settore Krn, che non è il Montenero, ma il Krn Plateau per i militari austro-ungarici, era quello che per gli italiani era il Monte Rosso, altro settore importantissimo al pari della Valle Pena, che si poggiava su tutta una serie di strutture logistiche in quota, facendo un lavoro a ritroso, partiamo dalle posizioni più vicine alle linee per arrivare alle stazioni di partenza e quindi alle linee ferroviarie. Dietro alle posizioni del Krn Plateau, Monte Rosso, Batornica, c'era il grande accampamento del Krn Lager o Pesky Lager, qui vediamo nella raffigurazione di un artista di guerra, che era contrassegnata da un incredibile monumento a forma piramidale dedicato ai caduti del XV Corpo, ed era assoluto servito da una lunghissima teleferica pesante che attraversava tutto l'altro piano della Comna, dove c'erano dei magazzini in quota. Oltre ai magazzini c'era anche una serie di strutture sanitarie più un grosso stabilimento per la produzione dell'acqua di neve. Quindi la neve veniva raccolta, sciolta e distillata e inviata in tubature fin sulle linee della zona del Pesky e Krn Plateau. Il cuore pulsante di questo sistema era situato appunto in mezzo all'altopiano della Comna, o meglio, più vicino al lago di Bochind, che è in mezzo all'altopiano, ed era l'accampamento dedicato allo Sluca Eugenio, dove appunto qua c'era anche lo stabilimento per la produzione dell'acqua di neve e tutti i magazzini dei beni di prima necessità, che da qui via teleferica e via somma animale e umana venivano avviati verso la prima linea. Di questa località, così come del suo punto di partenza, ci ha lasciato un incredibile scritto la giornalista Alice Schalek, che è proprio nella tardissima primavera del 16, con muri e muri di neve, partirà da Ukans, dal lago di Bochin, prendendo la
la teleferica pesante numero 17, facendosi portare in quota, e da lì con un portatore arriverà, attraversando i vari lager, arriverà fino alla zona del Peschi, da lì si affaccerà poi alla prima linea della zona del Monte Nero e Monte Rosso. Tutto il sistema di difesa e alimentazione delle linee austro-ungariche alla zona Peschi Kerr Plateau si basava su un cordone umbilicale assicurato dalla teleferica che partiva appunto dal lago di Bocking. Ovviamente, come ho detto prima, teleferica e strutture sanitarie, ennesimo cimitero a Ukanz, vicinissimo alla stazione di partenza della teleferica di Zlatorog, e anche qui monumento che ricorda i caduti del settore. In origine era collocato sulla facciata della chiesa di Bocking, poi nelle sistemazioni degli anni 20 venne traslato al cimitero di Ukanz, dove effettivamente un po' ricorda degnamente i caduti che lì sono seppelliti. Anche qua tantissimi caduti per slavina piuttosto che cadute e altri accidenti, diciamo, sul lavoro piuttosto che per combattimenti. Tutti quei trasporti sarebbero stati impossibili senza la presenza della Bohainerbahn, della ferrovia transalpina, che aveva proprio una delle teste principali per rifornimento di settore alla stazione di Bohainer-Feistritz, Bohinska Bistrica, da dove i rifornimenti su una ferrovia a scartamento ridotto venivano portati fino alla stazione teleferica di lì avviati. L'ultima, ma non per importanza, ho scritto solo un criterio geografico nord-sud, riguarda la sistemazione logistica austro-ungarica della testa di Ponte di Tolmino, limitatamente al settore Mörsli-Wodel, perché la parte più bassa, le colline di Mengore, avevano un'altra sistemazione. E allora qua l'allineamento Mörsli-Wodel con in basso il monte Castello, il Grande Tolmino, a chiudere la piana. Particolare importante, come due teste di ponte, difendeva un accesso, difendeva le vallate, un po' come Gorizia, queste ponte di Gorizia difendeva la valle di Paco, la testa di ponte di Tolmino difendeva gli accessi attraverso le valli dell'Idrizza e della Pacia. La valle principe per rifornimenti al settore era la Val Tolminca, qua è poi questa presa del Mörsli-Wodel, nel cerchio. Ho incerto la chiesa, l'eccezionale chiesa di Javorsa, costruita nel marzo del 16 la terza brigata della montagna austro-ungarica, la cui particolarità, oltre al fatto che gli interni sono in stile secessione, sono splendidi, dalle pareti ci sono i cosiddetti libri dei morti, sono delle tavole, dove i nomi di caduti austro-ungarici sono allineati reparto per reparto all'interno su queste tavole, che sono state restaurate sia dall'amministrazione italiana, prima quella jugoslava, e sono mantenute adesso da quella slovena, e sono un bene tutelato dall'UNESCO attualmente. Val Tolminca non solo teleferiche, ma soprattutto viabilità, la Stockersteiner Weg, il colonnello Stockersteiner, Rudolf Stockersteiner, comandante del 15° Corpo, la principale unità militare del settore, mi furono dedicati ponti, strade e montagne, lo vedremo poi. Tutti questi materiali arrivarono a Pologa per essere avviati poi su Somme, su teleferica, sul Mörsli e sullo Sleme. Per far muovere tutte queste teleferiche serviva corrente elettrica, in fondo a Val Tolminca, sfruttando l'acqua, venne realizzata la centrale Pologa, cui rimane oggi una parte della struttura in cemento e i resti della scritta, così come importantissima nel sistema di logistico furono i rifornimenti, sempre a Pologa, su una pietra è stato posto il simbolo, la pala dei panettieri da campo della terza brigata da montagna. La foto storica è proprio sono i panettieri della terza brigata da montagna a Pologa. Pane, munizioni e quant'altro, attraverso una grossa teleferica a tre stazioni, arrivava fin sotto la cima del Mörsli-Wodel, dove venivano distribuiti poi i materiali. Alcuni anni fa è stata recuperata dai
colleghi della sezione slovena Soska Fronda e Nova Gorica, questa targa è letteralmente annegata in un letamaio, quindi non vi dico l'avventura per estrarla, pulirla e portarla a casa e mi fermo qua. Dico a casa perché adesso è in sicurezza in un museo privato. Chiudiamo, tutto il sistema si appoggiava, come abbiamo visto, alle stazioni della Lohainebahn, della ferrovia transalpina, Santa Lucia testa di linea all'inizio della guerra finché l'artiglieria italiana uscì, non cominciò a bersagliarla e quindi i rifornimenti vennero arretrati, Podmelec Klauser con il ponte Stogersteiner, una serie di ospedali e soprattutto cimiteri visibili ancora oggi e tenuti in manutenzione dalla fondazione Potmiro di Caporetto. A chiudere poi l'ultimo paese, Knesia, vicino a Grahovo, dove erano concentrati di fatto sia il comando del 15° corpo, in questa maniera sfuggiva al tiro dell'artiglieria lunga gittata italiana postata sulle varie antizone sul Kolovrat, ma soprattutto altri ospedali. Chiudo questa immagine quasi spensierata, visto l'argomento, siamo sul Malistado, sopra Sleme, la Stogersteiner Hohe, come ho detto, ai comandanti non dedicati anche le cime, e qui vediamo il colonnello Stogersteiner che si bea della dedica. Un'altra cosa, e chiudo, che è un po' così, dà il senso anche del lavoro che facciamo, da un mese fa, la famiglia del colonnello Stogersteiner ha messo all'asta, vendendo a pezzi, tutto il fondo documentale di questo ufficiale austro-ungarico che, come tanti fondi purtroppo documentali, è andato disperso ai quattro venti per il dispiacere enorme di noi ricercatori. Grazie.